quattro personaggi in cerca di voce. Mi piace dare questo titolo al momento che stiamo per condividere qui su Caffè Italia. Non me ne voglia Luigi Pirandello se ho parafrasato il titolo del suo dramma più famoso, Sei personaggi in cerca d'autore, andato in scena per la prima volta al Teatro Valle di Roma il 9 maggio del 1921. Ma chi sono i nostri quattro personaggi in cerca di voce? Sono Beppe Fenoglio, di cui sono ricorsi 100 anni dalla nascita il 1 di marzo, Alessandro Manzoni, che nacque il 7 marzo del 1785, Jack Kerouac, anche lui centenario se fosse in vita, in quanto nato il 12 marzo del 1922, e Alda Merini, che vide la luce a Milano il 21 marzo del 1931. Marzo, marzo, marzo e ancora marzo. Forse sarebbe stato più semplice, sicuramente scontato, ricordarli e celebrarli ciascuno esattamente nel giorno in cui se ne celebravano i Natali, ma forse avremmo perso l'opportunità di raccontarvi una storia, almeno di provare a farlo, di provare a evocare delle immagini e, cosa che ci piace di più, creare dei ponti tra ieri ed oggi, tra la storia e l'attualità, e magari invitare anche voi che ci ascoltate a costruirne altri che a noi possono essere sfuggiti. Ma cominciamo, e cominciamo con Beppe Fenoglio. Cagionevole di salute e poco incline allo studio, con grande rammarico della sua famiglia in verità, Fenoglio fu partigiano durante il secondo conflitto mondiale. E già qui cominciamo a evocare immagini attuali. Lotta partigiana di allora, la lotta anch'essa partigiana di tanti ucraini che, pur non avendo mai imbracciato un fucile o un mitra, lo stanno facendo. Tra gli scritti di Fenoglio ricordiamo Il partigiano Johnny, pubblicato da Einaudi nel 1968, ma non ci addentreremo nella sua biografia, né leggeremo un estratto da quest'opera né da altre. Vi propongo invece una sua confessione, sì, proprio una intima riflessione su quanto fosse difficile per lui, partendo da un'ispirazione, giungere al compimento dell'opera che si era prefisso di scrivere. Fenoglio dice così: scrivo per un'infinità di motivi, per vocazione, anche per continuare un rapporto che un avvenimento e le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile, anche per giustificare i miei 16 anni di studi non coronati da laurea, anche per spirito agonistico, anche per restituirmi sensazioni passate, per un'infinità di ragioni, insomma, non certo per divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti. Scrivo with a deep distrust and a deeper faith, con una profonda sfiducia e una fede più profonda. Ma cos'hanno in comune Beppe Fenoglio e Jack Kerouac? Il secondo dei nostri autori, scrittori in cerca di voce in questa puntata. Beh, lo abbiamo già detto. Avrebbero compiuto 100 anni nei giorni scorsi. Ma non è soltanto un'affinità generazionale. Fenoglio e Kerouac sono stati due diversi ribelli. Il primo, lo abbiamo detto, allo studio e al nemico invasore. Il secondo, che con Sulla strada scrisse quello che è considerato il manifesto, il testo sacro della Beat Generation, a tutte le norme, a tutte le imposizioni. Kerouac fu uno di quegli intellettuali che preferì percorrere la via della sperimentazione,
ogni forma di sperimentazione e innovazione, tanto nello stile di scrittura quanto nella vita. Pensate all'uso di sostanze stupefacenti, all'interesse per le religioni orientali, al rifiuto del materialismo. E ricordiamoci bene che è proprio da lì che arriva la cultura hippie. Sulla strada è il manifesto di un'intera generazione, una generazione confusa, spaventata, bisognosa di ribellarsi, e andiamo al contesto sociale dei tempi, a quell'America bigotta e conservatrice, una generazione che scelse di combattere contro una società che riconosceva l'uomo solo quando era lavoratore e consumatore. E poi il tema del viaggio, il viaggio come scoperta del proprio io in un periodo post-bellico carico di incertezze. Il viaggio come esplorazione di paesaggi attraverso una prosa spontanea e lampi di poesia che saranno la cifra stilistica di tutta la narrazione di Kerouac. Vi leggo un breve estratto da Sulla strada e vi invito a cogliere l'attualità. Quei bastardi hanno inventato la plastica, con la quale potrebbero fare case eterne e copertoni. Ogni anno milioni di americani si ammazzano per colpa della gomma scadente dei copertoni che si surriscaldano sulla strada e scoppiano. Potrebbero fabbricare copertoni a prova di scoppio. Lo stesso con i dentifrici. C'è una gomma da masticare che hanno inventato e non vogliono mostrare a nessuno, che se la si usa da bambini non si prende una carie per il resto della vita. Lo stesso coi vestiti. Possono fare dei vestiti che durano in eterno, ma preferiscono fare roba scadente. Così tutti sono obbligati a lavorare e timbrare il cartellino e a organizzarsi in tristi sindacati e ad agitarsi mentre la grande rapina continua a Washington e a Mosca. E Alda Merini? Che dire di Alda Merini? Beh, qui devo essere molto prudente, perché dire tutto può sembrare poco. E anche poco può sembrare troppo. Per questo, ancora una volta, non mi avventurerò tra le sue note biografiche, ma torno subito a percorrere quel filo rosso della ribellione che ho seguito poco fa, parlando di Fenoglio e Kerouac. Annalisa Briganti, scrittrice e giornalista, scrive su Repubblica e Donna Moderna, in un'intervista rilasciata nel 2020 a Fabiana Della Valle, che la pubblicò sul Messaggero Veneto, disse, parlando di Alda Merini, che era una poeta, sì, una poeta, parola potentissima, non declinata al femminile. Dice la Briganti, lei stessa amava definirsi così, al maschile, come tante grandi, Oriana Fallaci, Elsa Morante, per ribadire che la poesia è cosa da donne. Gli uomini, prosegue la Briganti, non le hanno mai reso la vita facile. Alda Merini è stata una poeta, non una poetessa. Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e di ipocrisia. E per rimanere nel tema della ribellione, ho scelto di leggervi una poesia breve, tratta da La Terra Santa del 1984. Si intitola Rivolta. Mi hai reso qualcosa d'ottuso, una foresta pietrificata, una che non può piangere per le maternità disfatte. Mi hai reso una foresta dove serpeggiano serpi velenose e la iena è in agguato, perché io ero una ninfa innamorata e gentile e avevo dei morbidi cuccioli. Ma le mie unghie assetate scavano netto
batte la terra. Così io, Medusa, fissa ti guardo negli occhi. Io, esperta sognatrice, che anche adesso mi rifugio in un letto ammantata di lutto per non sentire più la carne. E arriviamo, anche seguendo un ordine cronologico diverso da quello nel quale vi ho elencato i nostri quattro protagonisti, ad Alessandro Manzoni. Come possiamo associare la figura del Manzoni al concetto di ribellione che ci accompagna lungo questo nostro racconto? Beh, possiamo farlo già partendo dalla sua educazione, che avvenne in collegi religiosi. Anni molto duri, anni davvero molto duri. Manzoni all'epoca era giudicato uno studente svogliato e ricorderà quegli anni in modo estremamente negativo, soprattutto per il tipo di educazione che gli venne impartita, un'educazione tesa a generare paura e doppiezza. Quale fu la reazione? Beh, Manzoni per reazione sviluppò un atteggiamento decisamente ribelle e persino anticlericale, sebbene poi, nel romanzo, nei Promessi Sposi, la fede avrebbe avuto un ruolo centrale. I Promessi Sposi, dunque. Torniamo a parlare. Chi vi parla lo ha studiato, lo ammetto con odio, ai tempi del liceo, per poi rileggerlo, non vi dico quante volte, da adulto, e ancora in questi giorni. I Promessi Sposi, la sua attualità, beh, i parallelismi con i nostri giorni sono diversi. Pensate, le proteste per il pane davanti al forno di Piazza Cordusio, a Milano, mi fanno pensare all'aumento generalizzato dei prezzi dei beni di prima necessità, un problema che tutti noi stiamo soffrendo in questo momento. Poi, fin troppo facile, il parallelismo fra la peste del 1628 e la pandemia dei nostri giorni. Ma c'è un altro ponte, scusate, ho urtato il microfono. C'è un altro ponte tra il romanzo e il presente, ed è il tema della fuga dalla terra d'origine, il tema della partenza dalla casa natia verso luoghi sconosciuti per sfuggire alla prepotenza di chi, dissennatamente, invade e condiziona la vita privata, e siamo nel passato manzoniano, e la vita di uno Stato sovrano oggi. Lucia Mondella. Siamo nell'ottavo capitolo dei Promessi Sposi. Lucia Mondella fugge dai sordidi propositi di Don Rodrigo. Mentre i profughi ucraini raggiungono i confini con i paesi vicini, portando nel cuore quel Slava Ukrain, gloria all'Ucraina, dove sognano di tornare un giorno, in un tempo di auspicabile pace ritrovata, noi ricordiamo i pensieri della fanciulla manzoniana mentre attraversa il fiume Adda, diretta a Monza, e dice: addio, monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, torrenti, dei quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche, ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza, egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro
se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta. S'inoltra, mesto e disattento, nelle città tumultuose. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero pensa, con desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia, a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco, ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne sbalzato lontano da una forza perversa? Chi, staccato un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio, casa natia, dove sedendo, con un pensiero occulto, si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Certamente io non sono Lucia Mondella e confesso di aver ascoltato e riascoltato tante interpretazioni di attori famosi di questo passo, ma poi ho deciso di proporvelo così, con la stessa curiosità ed emozione con cui l'ho scoperto, anche con un po' di odio, l'ho detto e lo ricordo, tanti anni fa, e col quale invece lo rileggo e l'ho fatto anche per voi poco fa. Ed allora, Beppe Fenoglio, Alessandro Manzoni, Jack Kerouac, Alda Merini, quattro autori in cerca di voce. La ribellione è stato il nostro filo d'Arianna in questo racconto, col quale abbiamo voluto rendere omaggio a queste quattro anime letterarie, i cui percorsi umani ed artistici proseguono nel presente, tra poche preziose parentesi di leggerezza e altre troppe, che diventeranno pagine di storia. Dario Albertini ha ideato, curato e condotto questa produzione e vi ringrazia per l'ascolto, invitandovi a continuare a seguire Caffè Italia, il caffè letterario sulla radio e sul podcast, dalla Roma Italiano.